Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza l'utilizzo dei motion control. Oggi parleremo di un'allarmante mossa di Nintendo sugli store di 3DS e Wii U, di Netflix che ha deciso di entrare a gamba tesa nel mercato dei videogiochi e di Konami che ha deciso di rivoluzionare PES per sempre, ma non solo. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolissimo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, Instagram e Telegram in particolare. Se poi volete darmi una mano enorme, di più, gigantesca, potete sostenermi su Patreon abbonandovi al Poreon. In cambio di un piccolo contributo mensile avrete diritto a ricompense esclusive, come dietro le quinte, bloopers e live poracce. Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Prima di iniziare, qualche notizia al volo. Continuano a farsi sentire gli effetti del gigaleak che ha colpito i server Nintendo e a circa un anno di distanza dalla fuga di informazioni sono ancora tantissimi segreti che continuano a emergere. Tra codici sorgente, segreti aziendali, prototipi e progetti che non hanno mai visto la luce, ce n'è veramente per tutti i gusti. Penso proprio che dedicherò un video intero a tutto quello che sta emergendo da questi leak, perché si tratta di una fonte inesauribile di informazioni dal valore inestimabile. Sapevate che Retro Studios stava sviluppando uno Zelda con Sheik come protagonista? O che Nintendo aveva affidato ad Intelligent System un nuovo Metroid? E che ne pensate di questi prototipi del Wiimote dalla colorazione orrenda? Insomma, attivate la campanella delle notifiche che uno di questi giorni potrebbe arrivare un video a dir poco epocale. Ben meno incisiva è invece la selezione di titoli che Nintendo ha deciso di aggiungere al catalogo del Nintendo Switch Online. Dal 28 di luglio saranno disponibili 3 nuovi titoli per SNES e neanche uno per NES. Di che giochi si tratta? Beh, di sicuro non di capolavori. Nello specifico parliamo di 2 platform, Claymates e Jelly Boy, e un puzzle game, Bombusal. Purtroppo anche questo aggiornamento si è rivelato ben al di sotto delle aspettative, nonostante il catalogo abbia ormai superato i 100 titoli complessivi. A questo punto, secondo me, non c'è tanto da chiedersi quando torneranno i giochi di spessore, ma più che altro quando Nintendo si deciderà ad aggiungere almeno il Game Boy, o perché no, una Virtual Console. E infine, a più di un anno di distanza dal suo reveal ufficiale, oggi arriva su eShop Pokémon Unite, il MOBA realizzato in collaborazione con Tencent, che vede come protagonisti i mostriciattoli tascabili. Il gioco in futuro approderà anche su mobile, ma per ora è disponibile al download gratuito solo su Switch. Io non sono un amante dei MOBA e per ora passo, ma sono curioso di sapere le vostre prime impressioni su questo titolo che ha spaccato in due la fanbase di Pokémon. Il gameplay vi ha convinto? E passiamo alle notizie del giorno. Ieri si è scatenato un po' di panico online quando Nintendo ha fatto ipotizzare agli utenti che l'azienda avesse intenzione di chiudere gli store online di 3DS e Wii U, ma non è questo il caso, almeno per ora. Su Twitter l'account giapponese di Nintendo ha fatto sapere tramite un post che a partire dal 18 gennaio 2022 non saranno più accettate carte di credito e carte prepagate sugli shop di 3DS e Wii U. Sarà comunque possibile effettuare acquisti e aggiungere credito al proprio portafoglio tramite l'utilizzo di card eShop e di fondi condivisi tramite Nintendo Network ID, una mossa che ha ricordato l'inizio della fine per lo shop di Wii, dove la chiusura definitiva dei server era stata preceduta dalla rimozione della possibilità di aggiungere Wii Points al proprio account. In realtà non c'è bisogno di farsi prendere dal panico, perché questa è una decisione che per il suolo europeo e australiano era già stata presa nel lontano 2019 e indica probabilmente solo la volontà di Nintendo di ridurre al minimo i costi di gestione di questi store, proprio per allungarne la vita al più possibile. C'è però un dato di fatto: prima o poi i negozi digitali di 3DS e Wii U chiuderanno, proprio come è successo al canale Wii Shop. La cosa allarmante è che questi server rappresentano ad oggi l'unica possibilità di giocare determinati titoli legalmente, e perderli significherebbe tagliare fuori dal mercato tantissimi classici del catalogo Nintendo. Sì, insomma, il punto è sempre quello. Cosa aspetta la grande N a portare la Virtual Console su Switch? Se ci fosse una continuità nell'offerta del catalogo digitale, l'utenza non sarebbe così terrorizzata dalla chiusura di shop esclusivi di console ormai fuori produzione. Voi poracci acquistate ancora su Wii U e 3DS in digitale? Dopo settimane di rumor e indiscrezioni, oggi abbiamo la conferma ufficiale. Anche Netflix ha deciso di entrare nel mercato dei videogiochi. Si tratta di un piccolo primo passo, ma come mossa è molto importante e potrebbe scombinare gli equilibri del settore.
Il colosso dello streaming non è completamente estraneo al mondo dei videogiochi, oltre a numerosi adattamenti di popolari serie videoludiche come The Witcher, Sonic, Resident Evil e Castlevania, Netflix ha anche partorito peculiari esperimenti come Bandersnatch, il film interattivo o il gioco di Stranger Things, ed è proprio nell'ultimo report finanziario appena pubblicato che l'azienda ha confermato di volersi espandere anche nel campo dei videogiochi, partendo proprio da questi primi seminali tentativi. Si tratta ancora di un'idea nelle prime fasi di progettazione, ma l'intenzione è quella di aggiungere all'abbonamento standard, senza ulteriori spese per gli utenti, almeno per ora, anche un catalogo di giochi in streaming inizialmente dedicati al gaming su mobile. Ci sono ancora molte incognite a riguardo di questa iniziativa: quali saranno i titoli messi a disposizione, quale strategie produttive deciderà di adottare Netflix e per quanto questa offerta non inciderà sul costo dell'abbonamento. Resta il fatto che come scesa in campo è a dir poco epocale, ed è chiaro che se ad entrare a un colosso dello streaming come Netflix, il cloud gaming e il gaming on demand diventeranno elementi sempre più importanti negli anni a venire. Netflix potrà diventare un competitor di Stadia e del Game Pass di Microsoft? Una mossa del genere potrebbe spingere anche Disney a considerare l'entrata nel mondo del gaming con Disney Plus? Riusciremo mai a vedere Netflix su Switch? Porca di quella miseria! Voi che ne pensate, poracci? E chiudiamo con una vera rivoluzione che stavolta parte da Konami. Per la prima volta, dopo più di un decennio, si sta muovendo qualcosa anche dalle parti delle simulazioni calcistiche. E Konami ha sganciato la bomba. PES cambierà nome e diventerà un free-to-play. Ai tempi miei si chiamava Winning Eleven, poi qualcuno iniziava a chiamarlo Pro Evolution Soccer e poi abbiamo studiato l'inglese. Da quest'anno PES cederà il posto a eFootball, l'evoluzione del calcistico Konami. Ne avevamo già parlato. Era nell'aria che quest'anno sarebbe stata un'edizione di grandi cambiamenti per PES, già dalla scelta di abbandonare il vetusto Fox Engine in favore del più malleabile Unreal Engine 4. Konami però non si è limitata a cambiare il motore di gioco, ma ha ripensato il modello stesso di distribuzione. eFootball sarà un free-to-play only digital, un titolo giocabile da tutte le piattaforme, mobile inclusi, anzi tutte tranne la Switch, e che sarà in continuo aggiornamento per garantire un'esperienza tarata sui gusti di ogni giocatore. La roadmap pubblicata da Konami è abbastanza chiara. Si partirà da quest'autunno con la possibilità di fare match in locale con alcuni tra i club più rinomati e l'online play circoscritto a match cross generazionali. A seguire, sempre in autunno, partiranno gli eventi online come le leghe, il team building mode e sarà disponibile il cross platform per l'online. Inizieranno anche i contenuti stagionali tipici dei free to play chiamati match pass system. Dall'inverno invece eFootball si aprirà al mondo dei tornei di eSport e garantirà il supporto online anche agli smartphone iOS e Android. Ovviamente nessuno regala niente e oltre a microtransazioni di vario tipo, Konami ha confermato anche la possibilità di DLC a pagamento che aggiungeranno contenuti e modalità di gioco. Un modo sicuramente d'impatto di segnare il passaggio generazionale e capisco porti con sé molte perplessità da parte dell'utenza, ma sapete, in fondo questa prospettiva non è poi così insensata. Veramente ha ancora senso pagare il prezzo pieno ogni anno per una revisione marginale di un titolo che viene riproposto col minimo sforzo? A parte gli evidenti salti generazionali, che in questo caso devono ancora arrivare, è difficile non ritenersi stanchi dai modelli commerciali adottati da FIFA e PES, che sfociano poi nell'assurdità delle Legacy Edition. Se ogni anno nel piatto viene messa sempre la solita minestra riscaldata, a questo punto ben venga un titolo a supporto continuo, pronto ad aggiornarsi e a rinnovarsi stagionalmente, mantenendo sì invariata l'esperienza di base, ma proponendo gli aggiornamenti stagionali in quanto tali e non spacciandoli come nuovi episodi a cadenza annuale. Staremo a vedere se Konami riuscirà a dare una scossa al mercato con questo nuovo modello commerciale, anche se prevedo un inizio un po' a rilento, con qualche problemino. Già la comunicazione attorno alla demo non è andata nel migliore dei modi. E voi poracci cosa ne pensate di questa scelta drastica da parte di Konami? Siete incuriositi dal futuro di eFootball? E questo era tutto per oggi. Poracci, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e come al solito vi aspetto nei commenti per discutere delle notizie del giorno. Dai che oggi c'è tantissimo di cui parlare. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poro PES, Michele Flix, ciao!
Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!